oggi noto che rispetto a prima le cose, la città di Mazara del Vallo, per quanto riguarda il problema dell'ospedale di Mazara, stanno cambiando. Già erano cambiati comunque quando il sottoscritto aveva presentato la proposta di fare il consiglio comunale aperto, e abbiamo visto di chi ha sottoscritto quell'ordine del giorno con la richiesta di un'analisi aperta per quanto riguarda rendere la struttura complessa in maniera temporanea dell'ospedale Mazara del Vallo, e se era possibile anche realizzare un reparto di oncologia dipartimentale semplice. Vedete, lì già la città si era espressa, anche se qualcuno aveva ancora dei dubbi. Tra l'altro con la maggioranza del Consiglio Comunale, quindi con il popolo mazzarese. La città si era espressa pure 7 anni fa con delle petizioni. Adesso abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con le parti politiche anche alla Regione Sicilia attraverso... Consigliere, fate parlare il consigliere Foggia. La Commissione Sanità. Presidente, siccome parlo di un argomento abbastanza serio, se magari chiamiamo un pochettino l'attenzione sotto i consiglieri comunali. L'ho fatto 2 secondi fa. Okay, la ringrazio. Ho visto che, ad esempio, ho apprezzato anche il Movimento 5 Stelle che sta lavorando presso la Regione Sicilia, presentando ancora un'ulteriore istanza perché è un'altra audizione. Ringrazio il Consiglio Comunale per quell'ordine del giorno, ringrazio la cittadinanza, ma adesso la cittadinanza sarà nuovamente coinvolta ad una petizione popolare. Una petizione popolare che adesso renderò pubblica qui in Consiglio Comunale. Magari oggi qualcuno è convinto che strategicamente magari parlerà dopo il consigliere Foggia, io ti dico semplicemente che già hanno perso in partenza, perché ci sono state delle opportunità per smentire eventualmente chi ha realizzato l'ospedale di Mazara del Vallo. Quindi parlo dell'assessore Massimo Russo. Sono stati invitati in televisione l'assessore Massimo Russo, il consigliere Foggia, l'onorevole Tancredi e il Partito Democratico, tra l'altro una parte del Partito Democratico ben specifica, e non si sono presentati. E questo mi dispiace, non si presentano in audizione. Non si presentano nel Consiglio Comunale aperto con il suo assessorato, con il suo assessore regionale Gucciardi, non si prendono in televisione perché non si vogliono confrontare, non so con che cosa, non so di che cosa hanno anche paura, anche perché dalle parole che ha detto Massimo Russo in televisione, quello che attualmente si sta parlando non è quello che lui aveva previsto. Attenzione, aveva previsto, perché non ha avuto il tempo di arrivare comunque a compimento con la sua idea. Ma da una risposta alla mia interrogazione si evince che si parlava di radioterapia, di unità complessa, di diagnostica, PET, TAC, che più ne ha più ne metta, con l'obiettivo di realizzare, anche se non è più previsto per legge, quel polo, con un'oncologia, togliamo la parola polo, un'oncologia di riferimento in provincia. Mi ricordo a sua volta c'era stato un consiglio comunale aperto dove il sindaco Cristaldi si era comunque scontrato con l'ex sindaco di Castelvetrano Pompeo, che rivendicava qui dentro la questione dell'oncologia. Questa è storia, non la racconto io. Adesso finalmente forse l'amministrazione se ne è accorta che c'è qualche ingiustizia. Dove sta l'ingiustizia? Dove sta l'ingiustizia? In questa benedetta radioterapia. In questa benedetta radioterapia. C'è un partito che ha deciso di rendere complessa la carta, cioè niente. C'è una città che dice rendiamo complessa l'unità di Mazara del Vallo perché è pronto, ma non perché è Mazara, attenzione, io non sono contro Trapani, non sono contro Erice, non sono contro Marsala, però è evidente ed è logico che Trapani attualmente non è pronta, e io ho detto cerchiamo di fare un decreto, e lo devo fare io, lo deve fare l'assessore della sanità, in attesa che a Trapani iniziano e finiscono i lavori, vediamo se possiamo raggiungere questo obiettivo. Poi fra 7-8 anni, come diceva bene poco fa il sindaco Silvano Bonanno, si sposta a Trapani, qual è il problema? Non capisco dov'è il problema. Qua nessuno è contro, qua nessuno ne fa un problema di campanilismo. Qua chi fa il problema di campanilismo, caro Presidente, è l'assessore Gucciardi.
perché ha dato la fiaccolata per difendere l'ospedale di Trapani, che tra l'altro, come dice Silvano Buonanno, non è di Trapani, è di Erice. Quindi una città inferiore a quella di Mazara del Vallo nella provincia. Ma lasciamo stare questa, ragioniamo sempre come utenza, ragioniamo come utenza. Parto sempre dal presupposto, caro Presidente, e poi vado a leggere comunque questa petizione popolare, parto sempre dal presupposto, Presidente, che, parliamoci chiaro, quasi ragiona per assurdo, e non so cosa c'è dietro, che si voglia spostare questo baricentro verso Trapani, perché? Perché soffocare ancora una volta Mazara? Perché? Quali sono gli interessi? Questa è mala politica. Non è politica del passato, perché anche nella politica del passato c'era gente equilibrata che sapeva scegliere, soprattutto nella Prima Repubblica. Questa è mala politica e io sono convinto che alla fine anche il Partito Democratico non può rimanere così, diciamo, con le mani in tasca. Deve reagire quella parte del Partito Democratico, perché sono arrivati tanti comunicati stampa, quasi quasi anche tono minacciosi, ma io parlo sempre di interessi politici, ma economici. Qualcuno magari si è risentito, io non sono provato a fare atti di più interesse. Consigliere Foggia, la conclusione vada. Presidente, vado alla conclusione per leggere questa petizione. È una petizione popolare che coinvolta tutta la città, quindi è coinvolto tutto il Consiglio Comunale, è coinvolto il Consigliere Firenze, il Consigliere d'Annibale, il Consigliere dottoressa Marascia, il Consigliere Mauro, la Consigliere Alestra, tutti, il Consigliere Arena, tutti, non ho problemi. Non ci sono colori politici in questa petizione, c'è solo l'impegno, in attesa che a Trapani finiscono, di rendere complesso la città di Mazara. Un attimo che la leggo. Che senso ha istituire la struttura complessa di radioterapia presso l'ospedale di Trapani Erice, dove ancora non è stata realizzata nessuna opera, negandola invece alla Bella Iallo di Mazara, dove tutto è già pronto? La petizione popolare serve per istituire la struttura complessa di radioterapia presso l'ospedale di Mazara del Vallo. L'ospedale a Bella Iallo a breve sarà finalmente restituita alla città di Mazara, una struttura all'avanguardia realizzata grazie alla caparbietà del concittadino Massimo Russo, perché l'ospedale ha un nome e cognome, Massimo Russo. Già assessore regionale alla salute, che operando in sinergia con l'onorevole Nicola Cristaldi, perché io mi ricordo che prima c'erano delle diatribe, ma poi sono arrivati in un momento che si sono seduti nell'interesse di trovare un'intesa, che hanno messo al centro l'ospedale di Mazara del Vallo. Già allora, che è stato con l'amministrazione comunale, ha portato a termine un grande progetto con la collaborazione dell'ASP di Trapani, quindi De Nicola. Per scelte che non condividiamo, il nostro ospedale rischia di essere depotenziato senza alcuna ragione logica. Intorno alla radioterapia della Bella Iallo poteva nascere un polo oncologico, come dice il consigliere Arena, dice non è per legge, non si può fare, ma parliamo sempre di un centro oncologico, capace di rispondere ad una particolare domanda di salute che purtroppo non è soddisfatta nella nostra provincia e non sembra in ambito regionale. L'assessore Cucciardi ha deciso di organizzare una struttura complessa di radioterapia a Trapani, dove non esiste alcun complesso radioterapeutico, lasciando a Mazara solo una struttura semplice, nonostante la naturale predisposizione del nostro ospedale che è già pronto per accendere l'acceleratore lineare. Ci vorranno almeno 7 anni, e forse anche di più, vice sindaco Buonanno, prima che Sant'Antonio Abate, io qua scrivo di Trapani, ma sono convinto sempre come lei che è Erice, sia pronto per funzionare, per fare funzionare la struttura complessa. È appena iniziato il complicato iter burocratico, deve ancora essere progettato il nuovo edificio che ospiterà il bunker dove dovrà essere installato l'acceleratore che deve essere ancora acquistato. Forse assessore Cucciardi è stato nel Consiglio o forse ha voluto privilegiare l'ospedale di Trapani per logiche ben diverse da quelle dell'efficienza sanitaria. Mazara non merita e non vuole essere mortificata da scelte campanilistiche ed elettrostatistiche che contribuiscono a negare nell'intera provincia di Trapani una sanità efficace ed efficiente che sappia davvero essere vicina alle esigenze dei cittadini. La sanità trapanese sarà indebolita da questa decisione che penalizzerà la realtà dei mazzaresi, senza che Trapani guadagni nulla, visto che la radioterapia dell'ospedale Sant'Antonio potrà funzionare solo tra molti anni. Basta leggere l'articolo 33 dell'atto aziendale dell'ASP di Trapani approvata con il decreto assessoriale numero 310 dell'1/3/2016 per comprendere la diversità e l'importanza tra una struttura complessa e una struttura semplice, perché la differenza c'è e l'ha spiegato bene Massimo Russo e mi fermo lì. L'assessore Cucciardi ci ripensi, istituisca la struttura complessa di radioterapia presso la Bella Iallo di Mazara almeno fino a quando non sarà operativo il servizio di radioterapia all'ospedale del Sant'Antonio Abate di Trapani. Affidi a un centro di eccellenza la struttura complessa della radioterapia di Mazara del Vallo,
faccia nascere un genere oncologico intorno all'unità operativa complessa di radioterapia di Mazara del Vallo, istituendo innanzitutto una struttura semplice dipartimentale di oncologia. Naturalmente, come ben sapete, ha finito la legge. L'ultimo 30 secondi. Sforato, 30 secondi, avanti, prego. Parliamo di una cosa importante che ne hanno fatto tutto il consiglio oggi. Tutte le cose. Dove sta il problema? Che proprio l'altro giorno hanno mandato un bando per la progettualità, cioè niente. Non capisco perché questo rincorrere, ma lo sappiamo tutti, lo sa il consigliere Mauro, lo sa il consigliere Safina, lo sa anche la consigliera Diadema, lo sanno tutti che prima di 7 anni quella struttura non sarà pronta. Impegno anche loro, perché io non ce l'ho con loro, attenzione, io anzi a loro dico, riflettiamo tutti insieme, io non ne faccio un problema politico, mettiamo al centro l'ospedale, facciamo riflettere anche l'assessore Gucciardi, che forse non vuole capire, che a Trapani attualmente non c'è niente e Mazara è pronta. Grazie.